Buonasera a tutti, io mi chiamo Ivan, sono un lavoratore autonomo, 42 anni, un bambino 2 anni e mezzo e sono molto preoccupato. Perché questo? Perché vedo ancora che la maggioranza delle persone è ancora affascinata, purtroppo, dal sistema. Chiaro è che quello che sta avvenendo adesso è qualcosa che non si vedeva da anni. Chiaramente vorrei ringraziare lo studente che diceva che insomma sono stati un po' i pionieri di questo e finalmente, però la mia preoccupazione è che c'è ancora tanta gente nelle mani delle banche, tanta gente con le rate per questo e quest'altro, tanta gente che ancora crede che un Monti qualsiasi sia la salvezza, mentre sappiamo che Monti è un uomo del grande capitale mondiale, della trilaterale di Bilderberg. L'omino Berlusconi fa addirittura pena, no? Hanno provato in tutte le maniere a cacciarlo via, poi 3 giorni l'hanno buttato giù, per cui il potere non è quello, il potere è quello che sta sopra ed il potere è quello che sta dentro di noi, cioè il sistema è dentro di noi, il sistema non è l'economia, il sistema è proprio dentro di noi crediamo, noi inteso non certo noi qui in piazza, a questo sistema, no? E allora vediamo che ci sono ancora giovani coppie che vanno all'Unicredit, Banca Becera che finanzia cluster bomb o al San Paolo per aprire dei mutui senza avere la minima concezione di cosa significa quello. La mia preoccupazione è che quando arriverà l'onda di piena, tanto per rimanere in tema, perché la crisi che c'è adesso è soltanto l'inizio, no? È soltanto l'inizio. Quando arriverà la crisi vera, quando lo Stato italiano fallirà, perché fallirà, e prima ancora il Comune di Torino che ha 5 miliardi di debito fallirà, allora non ci saranno più soldi per la sanità, per i trasporti, per l'educazione, per le pensioni, che si farà? E con la gente impreparata. Allora mi sono domandato che cosa posso fare io personalmente, no? Oltre che chiaramente stare insieme alla gente, cercare il massimo della collaborazione. Allora mi sono detto, bene, io domani mattina devo scrivere una lettera ai cittadini della mia via. Io abito a Settimo Torinese in una via che conterà un 300-400 famiglie, perché voglio con tutto il cuore bene a questa gente, anche se non la conosco tutta, e non voglio che si comprometta, che davvero si butti dai balconi, perché questo succederà. Quando imploderà tutto, la gente non avrà risposte. La prima cosa che andrà in crisi è la famiglia, gli affetti, la gente non avrà più risposte. Non voglio essere catastrofista, ma già sta succedendo che la gente, non vedendo più una possibilità, che ne so, si toglie la vita e non vede un futuro. Allora ho detto, bene, domani scriverò questa lettera con dei punti, a parer mio, che non sono nessuno, che non c'è uno straccio di titolo, che però voglio bene alla gente, scriverò queste cose che sto dicendo con 2 o 3 punti di auto-organizzazione per via, perché anche quando a Settimo Torinese succederà quello che succederà in tutto il mondo, quindi il crollo di un sistema economico, ma anche di credenze, di sentimenti, di credi, ci vorrà la gente che si auto-organizzerà. Quindi farò questa lettera e l'andrò a mettere in tutte le buche con il mio numero di telefono, cercando di organizzare cose del genere, cioè gruppi di lavoro che si auto-organizzano al di là delle istituzioni, al di là delle già suddette bandiere. Perché questo? Perché credo che quando ci sarà l'esplosione atomica, per me questa è un'allegoria, non rimarrà nient'altro che la gente che si vorrà auto-organizzare. In questo senso potremo salvarci, informiamoci per salvarci e auto-organizziamoci. Perché il mio punto di vista è questo, qua quanti saremo? 1 migliaio. Bene, siamo 1 migliaio su quasi 1 milione di cittadini, è ancora una piccola minoranza. Per cui quello che io intendo fare è questo, ed invitare ad essere ognuno come portatore sano di un'energia positiva, portatore sano di futuro, perché veramente se la gente non arriverà a questa concezione di un nuovo modo di esistere, sarà veramente la fine. Io sono emozionato dal fatto che la gente in tutto il mondo questo lo sta capendo, al di là del fatto che c'è sempre qualcuno
che vuole mettere il cappello sugli indignati, vuole mettere il cappello su occupi, vuole dire che questo e quell'altro è manipolato. Bene, che lo sia anche, ma io non mi sento manipolato, e chi vuole manipolare finirà come il sistema. Questo è. Io vi ringrazio e vi auguro buona rivoluzione a tutti.